Ultima puntata per la prima generazione, una fine che segna un nuovo inizio, un inizio nutrito di succose novità per la prossima generazione. E spero finiscano le incursioni a inizio video, fino a un certo punto erano divertenti, poi si è sfociati nell'esagerazione e il troppo stroppia. Per fortuna è l'ultima puntata. Pinsir, Pokémon cervolante di tipo coleottero. Già il nome della specie ci dice a cosa si è ispirato il vecchio Satoshi per creare questo Pokémon. Cervo volante è il nome volgare per definire un appartenente ai Lucanidi, una famiglia di coleotteri. Per la prima volta il tipo del Pokémon corrisponde alla realtà, quindi per la prima volta non mi verrà l'orticaria a definire un Pokémon di tipo coleottero. E non sarà l'ultima, per fortuna. Tralasciamo le zampe, le antenne, le ali e gli occhi, che non sono sei, mancano e non sono composti, e andiamo a parlare della caratteristica tipica di un Lucanide, quella che lo contraddistingue. Sto parlando delle mascelle dei maschi, delle grandi pinze usate per lottare con gli altri maschi e potersi accaparrare la possibilità di avere una nutrita prole. Il loro nome volgare, cervo volante, fa riferimento proprio a queste mandibole, che si possono rimandare a delle corna di cervo, un cervo che può volare. Pinsir però non è dotato di mandibole molto sviluppate, ma è dotato di vere e proprie corna che può usare come pinze. Questo lo farebbe avvicinare di più a un dinastino che a un lucanide, perché i dinastini sono dotati di corna cefaliche, che comunque non sono articolate, quindi non possono usarle come pinza. Ma chi sono io per obiettare la sua specie? Pinsir con la Pinsirite diventa Mega Pinsir, di tipo coleottero volante. Con la Mega Evoluzione, Pinsir acquisisce due ali funzionanti e con questo risolve uno dei problemi. Inoltre, secondo me, potremmo essere di fronte a una effettiva evoluzione. La capacità di volo non è spuntata con l'alba degli insetti, ma è stata acquisita man mano e insieme a lei sono stati acquisiti anche diversi metodi di sviluppo. Dalla metabolia, dove l'insetto non esegue metamorfosi degne di nota durante la sua vita, si è passati, o meglio hanno guadagnato anche, l'olometabolia, dove il giovane è completamente diverso dall'adulto e con una serie di metamorfosi radicali riesce ad arrivare allo stadio adulto dove può riprodursi. Così Pinsir sembrerebbe una forma arcaica senza ali e senza metamorfosi degne di nota che, tramite la mega evoluzione, passa a uno stadio odometabolo e quindi tramite quella mega evoluzione compie un salto di milioni di anni. Detto questo, ora servirebbero una larva e una pupa per Pinsir. Curiosità finale data dai miei vaneggiamenti: la bocca di Pinsir ha dei denti orizzontali disposti verticalmente. Scorrendo i vari Pokémon ho trovato una bocca simile in Paras. Stiamo trovando un bel po' di connessioni filogenetiche tra Pokémon. La cosa non mi sorprende più di tanto. Forse il loro creatore era più avvezzo all'evoluzionismo che al creazionismo. Ed è molto probabile, se non quasi certo, che i processi che portano all'evoluzione si possano compiere in qualsiasi luogo dotato di vita. Dunque, perché non farle tenere banco anche in un luogo creato da noi? Secondo me a qualcuno sarà piaciuto questo video, quindi gli chiedo di mettere mi piace e magari condividerlo. Intanto spero vi stiate impegnando ad essere sempre più verdi.